Salute ragazzi, come state venuti in questo nuovo video? Oggi siamo tornati qua sul mio canale con una nuovissima magia, possiamo chiamarla in questo modo, è brutto di dire magia, chiamiamolo effetto, un mio effetto di mia invenzione. Dico di lasciare like a questo video, se non siete iscritti iscrivetevi se volete, tanto è gratis, lasciate un bel like, seguitemi su Instagram, vi lascio il link sotto in descrizione, anzi vi lascio anche il nome qua in sovrappressione, e se volete visitate anche il link di SK, tanto ve lo dico in ogni video, dove potete comprare monete, libri, e effetti, carte, tutto di tutto. ASOK ha tutto inerente a queste cose, fatelo visitare perché ASOK è il migliore. Se volete c'è il link sotto in descrizione. Detto questo, state ben sintonizzati qua sul canale perché usciranno veramente tantissimi altri video. Non faccio perdere altro tempo e buona visione. Fatemi sapere qua sotto in un commento se avete capito il gioco e soprattutto se vi è piaciuto. Mi raccomando, godetevi sempre la magia. Buona visione. Finalmente, il gioco che vi andrò a presentare oggi serve l'utilizzo dei quattro assi, quindi l'asso di cuori, l'asso di picche, l'asso di quadri e l'asso di fiori, e l'utilizzo anche di una carta scelta. Quindi andiamo più o meno all'interno del mazzo, qua, scegliamo questa carta qua, voi la guardate e la ricordate, è bene importante che ve la ricordate, e la andiamo a disperdere più o meno all'interno del mazzo, così, e poi andiamo anche a tagliare le carte, bla bla bla, per disperderla ancora di più, e diamo un'altra mischiata. Però so cosa state pensando, che avendo mischiato le carte con la faccia rivolta verso di me potrei aver visto una carta chiave, bla bla bla. No, vi tolgo tutti i vostri pensieri. Tagliamo le carte, così. Perfetto. Ora non posso avere nessun punto di riferimento. E adesso entrano in gioco i quattro assi. Perché io farò, proverò, metto le mani avanti, non perché non è detto che riesca, proverò a farli girare tutti quanti a faccia in alto e li metto in quest'ordine: asso di fiori, asso di cuori, asso di picche e asso di quadri. State attenti all'asso di quadri perché proverò a farlo girare a faccia in alto. Così, guardate, basta uno schiocco di dito, un gesto magico. Possiamo vedere all'interno del mazzo l'asso di quadri si gira a faccia in alto. Asso di fiori, perché io con l'asso di picche faccio tornare quello di quadri. E se torna quello di quadri, vuol dire che quello di fiori si è girato. State attenti all'asso di picche, perché io ora con quello di cuori faccio tornare quello di fiori. E se vuol dire che se quello di fiori torna, quello di picche si gira. Asso di cuori. Ultimo asso. Perché io con quello di quadri faccio tornare quello di picche. E se torna quello di picche, vuol dire che quello di cuori si gira. Però vi ricordate che all'inizio vi avevo fatto scegliere una carta scelta. Quindi mi basterebbe disperdere gli assi all'interno del mazzo, così, che se andiamo a vedere fra tutte le carte catturano una carta all'interno di esse, che è o dovrebbe essere la carta scelta dal nostro spettatore.